Buonasera e benvenuti al campo sportivo di Sezze, l'attesa semifinale del torneo Basket Colli, e sono pronte a disputare questa interessante sfida le due squadre che si sono meritate appunto il diritto a giocarsi questo match, ovvero sia gli All Black e Checco Baglieri Team. Mentre adesso sta per iniziare la sfida, palla 2 e subito palla conquistata dalla formazione di Checco Baglieri Team. Adesso ancora si gira e prova a concludere con una serie di finte e arriva anche il fallo, bravissimo, un ottimo giro di palla e poi un canestro solo rete dall'altra parte. Adesso c'è il solito incontenibile, il numero 6 Stanzani, giro palla molto veloce, molto rapido, prova addirittura un tiro non in ritmo, ma che canestro che ha trovato adesso Enrico Pitton da Alessandro Robredo, e dall'altra parte in beata solitudine Cristian Di Lennola. Adesso si allarga sulla destra, pallone per il post basso che riesce a girarsi e a tirare Francesco Di Raimo con l'aiuto del ferro. Adesso sta forzando un po' troppo le conclusioni la formazione in maglia nera e dall'altra parte è punita dagli All Black. Non una grande idea quella di Spanulis, Cristian Di Lennola che ha provato a scodellare con un preziosismo il pallone, ancora però Di Raimo che si fa luce, c'è una buona possibilità adesso per Belardi che poi però perde questo possesso sul passaggio sbagliato del compagno in terzo tempo. È un gioco da ragazzi per Luigi Manzi. Cassoni prova questo lob ancora per Di Raimo che continua a fare la voce grossa nel cuore della difesa Checco Baglieri Team, che adesso però perde il pallone, azione di contropiede, facile facile arriva la conclusione da parte di Pitton. Ancora Di Raimo si ferma e conclude mettendo altri due punti. C'è adesso tutto solo Pitton, messo in condizione di segnare dal proprio compagno di squadra Belardi, che gliela restituita, posizione impossibile, ancora un canestro da fantascienza, e adesso c'è Stanzani che riesce a mettere ancora una volta una conclusione dal peso specifico immenso con Manzi, tentato passaggio per Di Raimo molto lontano dal canestro, adesso scarica molto bene dentro questo pallone per Luigi Manzi che però non riceve poi il pallone, poi da sotto riesce a fare pulizia adesso Belardi, riparte adesso con questo dai e vai meraviglioso, iniziative personali di poca efficacia, dall'altra parte va molto più in scioltezza, bravissimo intanto Pitton a partire in contropiede e poi anche a trasformare in oro questa azione, e poi dall'altra parte arriva un altro canestro pesantissimo, finta di tiro, poi scarica sulla destra per Fabio Cassoni, finalmente trova il canestro. Adesso fa girare bene il pallone per questa conclusione bellissima per Luigi Manzi, prova a sfidare nell'uno contro uno il proprio avversario, riesce a farsi luce e ad andare anche lui a canestro. Adesso Pitton si coordina, prova la finta di tiro e poi si affida alle mani morbide ed educate. Non troviamo infatti la lista delle due squadre, chiediamo bene. Adesso Pitton tutto solo indisturbato, poi in attacco si affidano a queste conclusioni che sicuramente non sono molto positive. Dall'altra parte un'azione da manuale, non riesce a segnare lo stesso Luigi Manzi, e poi va ancora a canestro Andrea Belardi, subisce anche fallo in campo adesso Di Raimo, si mette in proprio, poi scarica un bel pallone sotto e tiro sotto mano da parte di Luigi Manzi, è stato conquistato un rimbalzo offensivo, bel canestro adesso da tre punti. Adesso c'è Di Raimo che è riuscito ancora una volta con questo gancio di 55 per la sconformazione di Checco Baglieri Team. Adesso ancora un'azione di contropiede e torna in partita prepotentemente. Dall'altra parte si prende un bel tiro in azione di Luigi Manzi, riesce a opporsi molto bene ma lo sfida comunque con questa azione molto molto bella. Ancora Pitton, ottima azione da parte di Pitton, qui ci dovrebbe arrivare l'azione da tre punti. Pitton si guarda intorno e poi parte ancora una volta, bel pallone ancora dentro, Pitton sta illuminando con la sua regia il più alto Stanzani, e dall'altra parte poi Pitton ancora una volta
E adesso dunque Spanulis di Lenula prova l'uno contro uno e va a bersaglio, ancora in trance agonistica di mettersi in proprio, ma sta esagerando, sta diventando forse un po' troppo egoista. E dall'altra parte è chirurgico adesso il contropiede messo a segno, ancora Pitton, una serie di finte, poi scarico sull'angolo in ritmo, piedi per terra, mette dentro un pallone dal peso specifico immenso. Andrea Belardi che è andato a dare una mano al compagno, finta di tiro e canestro, ancora Pitton che adesso però non riesce a superare il suo avversario, lo costringe a questa azione difficile, scarico sull'angolo, ancora un tiro che va a canestro, solo rete, importanti canestri. E dall'altra parte di Raimo che continua a martellare, poi scarica sulla sinistra, pallone per Robredo, se sembra di essere diventato lo schema preferito, finta di tiro da parte di Pitton che poi si allarga e mette dentro un canestro fantastico di Raimo che conduce questo palleggio. Prova adesso questa giravolta e poi con il gancio destro. Un grande applauso ai campioni in carica che escono di scena. Ancora Pitton che riesce con questa azione ad andare a bersaglio. Punteggio finale dovrebbe essere di 110 a 94. Arriva anche la schiacciata appariscente da parte di Stanzani, finisce con il rotondo successo 112 a 94 a favore degli All Black su Checco Baglieri e team.